Ma io penso che oggi è stata una partita molto dura sotto ogni punto di vista. Sapevamo che non era facile perché tutte queste contestazioni comunque alla fine arrivano nello spogliatoio. Io penso che oggi non abbiamo fatto una grandissima gara, però l'obiettivo era vincere e ci siamo riusciti, quindi ogni partita ha la sua storia e ora torniamo con il sorriso perché abbiamo vinto ed è quello che volevamo. Quindi oggi non c'era risultato che, oltre che la vittoria, quindi siamo tutti contenti, però analizzando la partita tante cose non sono andate e questo qua bisogna portarselo dietro perché questo è un campionato difficile e dobbiamo capire subito gli errori. È giusto sottolinearlo ora perché dopo le sconfitte è molto semplice, invece no, oggi più di una cosa non è andato e bisogna capire gli errori e andare avanti. Comunque sorriso a 32 denti perché questo Pisa è una grande squadra. No, non è questo. Il problema è Titti che la società, mister, staff, squadra, siamo un gruppo unico. E le contestazioni ci stanno, fanno parte del calcio, però è normale che alla squadra toglie quel pizzico di tranquillità. Quindi quando ci toccano una persona è come se toccassero tutti. Detto questo, io che sono abbastanza scaramantico, va bene così perché io voglio vincere sempre. Il mio obiettivo è il campo e quindi siamo tutti contenti perché oggi è arrivata una vittoria. Non mi interessa come, anche senza, con zero tiri in porta, l'importante era vincere. In effetti la partita si è dipanata un po' come ci si attendeva, insomma, da due squadre che chiaramente avevano bisogno di punti, con due attacchi che purtroppo, lo dicono i numeri, insomma, asfittici. In ogni caso, insomma, chiaramente c'è stato bisogno di quel tocco di fortuna che non basta mai in questi casi. Tante volte vi ha detto male a voi, adesso vi ha appunto garantito i 3 punti. Era in qualche modo, anche in qualche modo, un po' il segno del destino, perché praticamente tante cose che non sono andate negli ultimi tempi, chiaramente anche questa contestazione un po' con la società, eccetera. Oggi occorreva assolutamente, era una gara di non ritorno, vincere e voi avete vinto, e non è un caso che lo avete vinto praticamente con un pizzico di fortuna, ma anche perché sono entrati due veterani, due capitani come te e Gigi, insomma, può essere anche l'attore della porta in qualche modo. Ma quanto a noi, me e Gigi, sapete quanto attaccamento c'è a questa squadra. E poi giochi, non giochi, l'importante è essere pronti e questo deve essere lo spirito di tutti. Detto questo, a noi interessava soltanto la vittoria è arrivata e siamo tutti contenti. Potevamo uscire tra gli applausi. Più che mai, magari facevi una partita con 20 tiri in porta, la pareggiavi, ma queste contestazioni, tutt'altro, soltanto noi possiamo spegnere attraverso i risultati. Abbiamo vinto e va bene così. Non pensi che da parte dei giovani presenti in questa squadra manca quella convinzione, diciamo, di quel potenzialità che è in loro, quello di avere, diciamo, la spregiudicatezza a volte di tirare in porta, di tentare il dribbling, cioè vedo dei giovani che a volte non tengono il tiro in porta, si tira poco, oggi l'unico tiro l'hai fatto tu, Ma poi guarda, siamo sempre a dire sempre le stesse cose, cioè nel senso che noi dobbiamo crescere, ma la gente qui
non ti aspetta qui ad Avellino. Qua bisogna stare sul pezzo e dare quel qualcosa in più, l'ho detto già, forse sono ripetitivo, le altre settimane noi bisogna dare di più, perché questo è un campionato difficile e oggi era una partita da non sbagliare. Per fortuna è andata bene, se no siamo sempre qui a piangere. Dobbiamo crescere, i risultati ora stanno arrivando, è arrivata, quindi non è che ci attacchiamo, aspettiamo una vittoria perché magari ci scogliamo. Noi qua bisogna avere la maturità per affrontare qualsiasi partita, in casa, fuori casa, non esiste, sono 3 punti in casa, 3 punti fuori, il resto sono chiacchiere. Sì. Sì, è stato un accaduto, non mi va di commentarlo perché cose dell'altro mondo, Dio è grande, perché magari quel tiro andava fuori e ha fatto sì che lo dedicassi a lui. Sì, era una cosa più importante per noi e per il gruppo, anche per il nostro mister che sta in ospedale. Una cosa era importante oggi, non giocare ma vincere. Senti, hai giocato praticamente fuori ruolo rispetto alle tue caratteristiche, perché sei un attaccante, hai giocato più a centrocampo, più in zona arretrata, tutto sommato non ti sei mosso male, insomma, evidentemente forse era un ruolo che avevi già praticato in qualche modo. Sì, è un ruolo che ho giocato sempre, ma in senso oggi ti arriva l'opportunità di giocare, è una cosa che ho fatto sempre, non cerca la scusa di ruolo, ma dove mi fare giocare, cercare di dare il massimo per la squadra, per il gruppo. Mister Toscano ha calcolato bene, tra virgolette, insomma, questa vittoria per tutti quanti voi e per lui stesso, no? Era una vittoria che era importante per il proseguo e per la fiducia, soprattutto per voi. Sì, perché lui sta in ospedale, ma stai qua, stai con noi sempre. La forza di questa squadra è il gruppo. È il gruppo, lui fa quasi tutte per noi cerchiamo di fare tutti per lui, è una cosa, diciamo, come dire, tu è calcolato tutto, perché oggi era giocare per vincere, noi cerchiamo una squadra difficile, noi giochiamo con una squadra molto difficile, ma l'obiettivo era vincere, giochiamo per vincere. Mi dà un po' di tempo che gli episodi sì, ma quello è un dato di fatto, ma gli alibi non mi piacciono ed è per questo che dobbiamo far parlare il campo, dopo le problematiche ci sono, ma non mi interessa. È che è da un po' di tempo che perdiamo delle partite che non meritiamo, però sicuramente sull'atteggiamento, per come teniamo il campo, non posso dire nulla. Sicuramente il fatto, tante volte mi lamento perché e rispecchia anche quello che sta succedendo, no? Non mi piace parlare degli arbitraggi, delle robe, però veniamo da un po' di domeniche, il fatto che non siamo rappresentati da nessuno, sicuramente che nessuno alza la voce, qualcuno ci gioca, dopo si può sbagliare, come sbagliano i giocatori possono pure sbagliare, però siamo da 4-5 domeniche che succedono cose strane in aria, sinceramente, e nessuno si assume la responsabilità, però questa non è una scusa. Sapevamo che veniamo qua, trovavamo una squadra con un po' di problematiche a livello societario e quei tifosi che hanno contestato durante la settimana, e faccio i complimenti ai miei ragazzi, però tutto questo non basta, perché siamo da, se non sbaglio, da 9 giornate che questa è la 5ª partita che perdiamo, 4 pareggi e le prestazioni sicuramente ci sono, però per la mole di giochi che facciamo sinceramente tiriamo poco e tiriamo anche male. Tante volte si vuole entrare con la palla in porta e tutto questo, oggi pochi giocatori si possono permettere questo, che Messi e qualcun altro, e noi sicuramente non abbiamo queste qualità, e sicuramente è un problema che
che dobbiamo affrontare e devo essere bravo io e il mio staff a far prendere la convinzione a tanti ragazzi di tirare in porta. Ci alleneremo di più sul tiro, come abbiamo fatto questa settimana, non è servito, ma lavoreremo anche su questo fondamentale qua. Mister, vista l'andamento della gara, tutto sommato è andata proprio come ci si attendeva, tra due squadre tutto sommato insomma sfittiche in avanti che non segnano, e ovviamente insomma la differenza l'ha fatta a favore dell'Avellino questa volta, a favore dell'Avellino, visto che tante altre volte purtroppo i lupi hanno pagato dazio alla fortuna, insomma questa volta un pizzico di fortuna appunto. No, ma è stata una partita, sicuramente noi abbiamo di pallino dei giochi, centrocampo avevamo più fisicità di loro, quando avevamo la palla a livello geometrico abbiamo fatto qualcosa in più di loro, e Peralta dava sempre la superiorità numerica dietro le linee, no? Quando portava palla dava fastidio. Dopo è stata una partita che è stata sbloccata su un episodio, però l'Avellino ci aspettavamo che faceva... Giocare contro l'Avellino non è facile, perché c'hai due attaccanti che ti allungano molto, bisogna far fatica, perché il centrocampo deve andare sempre alla conquista della seconda palla, se si allunga dopo prendono campo, è faticoso giocare contro l'Avellino. Sapevamo che per noi non era facile, però sulla prestazione sono molto contento. Salve. E ti abbraccio al collega e le faccio anche io i complimenti per l'ottima squadra che abbiamo visto nel suo lavoro nella scorsa stagione. Le volevo fare due domande. Una, lei crede che il 23 novembre sia la scadenza definitiva per poter sistemare un poco la sua società e quindi... Io non credo più a nulla, io credo soltanto quando verrà sistemata la situazione, ma oggi sinceramente non so se capite la parola moccolo, tiro qualche moccolo in più, mi arrabbio molto di più perché non c'è nessuno che mi appoggia, sono da solo. Ma io continuerò a non mollare e ad essere credibile negli occhi di questi ragazzi. Dopo, fin quando vedo veleno e senso d'appartenenza negli occhi di questi ragazzi, io continuerò a lavorare. Oggi, sinceramente, per la carriera che ho fatto, e sono stato anche fortunato, non ho problemi economici e posso lavorare con grande tranquillità. E ci metto grande passione, grande veemenza su quello che faccio, perché penso che ancora devo migliorare molto su questo lavoro, un lavoro nuovo. Non basta avere 20 anni di carriera, perché è un lavoro totalmente nuovo, complesso, e mi dà la forza me la danno i ragazzi. Spero di non perdere, mi piace vedere l'occhio di tigre, l'occhio col veleno addosso. Fin quando c'è questo, per me può cambiare o non cambia, non cambierò di una virgola l'atteggiamento e la passione che ho per questa squadra e per questi ragazzi. Dopo tante volte posso arrabbiarmi perché vedo il compitino, però dopo vado ad analizzare bene, ci sono tanti giocatori che l'anno scorso non giocavano nemmeno in Lega Pro, stavano in panchina, quest'anno stanno giocando da protagonista, e l'esperienza penso che non si compra al supermercato, non va al supermercato e dice adesso compro 20 euro di esperienza, si fa con le legnate sui denti, in trincea, che è il campo da gioco, e sicuramente è un percorso che dobbiamo fare, però mi dispiace il fatto che facciamo queste prestazioni qua e stiamo raccogliendo pochissimo. L'altra domanda era circa il fatto che avete protestato per farlo a Eusebio. Ho detto già prima, dopo a me mi dispiace che sembra che ogni volta, dopo quando parli con educazione, con rispetto, con le mani a posto, sono uno del sud e mi piace gesticolare, nel senso fa parte della nostra cultura, del nostro modo di essere, tante volte qualcuno può pensare che posso mancare di rispetto, però dopo quando vai con educazione, con rispetto e vedi, perché possono sbagliare come sbagliano i calciatori, e vedi grande presunzione e non ti danno nessuna spiegazione e vedi là che sembra che non hanno diritto a darti una spiegazione, ma arrabbio, perché non ho giocato per 20 anni a hockey su ghiaccio, ho giocato a calcio e sicuramente so che possono sbagliare anche loro, ma è l'atteggiamento che mi dà fastidio tante volte, perché a fine partita non si può ogni volta non avere un dialogo e scambiare due chiacchiere, anche se loro giustamente sono quelle che prendono le decisioni. Bisogna essere sempre allontanati come un qualcosa che sono permalosi e che si offendono facilmente. Questo sinceramente non mi piace. Dopo, ripeto,
come è successo a noi, e succede da un po' di tempo, può succedere ad altre squadre. Sicuramente credo alla buona fede, perché se non credevo alla buona fede non stavo qua a parlarne o a fare sto mestiere qua. Pino, troppo caldo però, dopo partita stasera al Partenio. Io un pochettino più arrabbiato forse per il risultato che ne è venuto fuori, diciamo, questa vittoria. Ma mi piace, a me mi piace analizzare, no? Quando non vedo il veleno dentro al campo durante la partita dei miei giocatori, mi fa stare male. Però quando vedo che fanno come si è preparata la partita, si fanno le cose, dopo si può sbagliare senza nessun problema, però vedo una squadra che prova a fare quello che proviamo durante la settimana, tiene bene il campo. Forse, ripeto, non basta tutto questo, però dobbiamo essere bravi a non cadere nella trappola degli alibi, perché non ci porterà da nessuna parte. Già un campionato difficile e duro, siamo 17 giocatori, siamo contati. Oggi avevamo tre ragazzi della primavera, ma questo non deve essere un alibi, perché alla fine dobbiamo continuare. Dopo, se cambierà qualcosa a gennaio, valuteremo se fare qualcosa o non. Però durante la settimana bisogna onorare la maglia, bisogna metterci grande senso d'appartenenza. E fin quando vedo questo, sì, mi brucia perdere, perché i complimenti, come diceva Di Marzio quando faceva l'allenatore del Cosenza, che paragonava una brucia, bruci bruci, e io mi verrebbe da dire a me mi brucia. Volevo dirlo per ultimo, volevo lasciare. E ci sentiamo spesso anche, c'è un'amicizia. Ma lui ha più esperienza di me, sicuramente è un grandissimo in bocca al lupo per una pronta guarigione, perché alla fine dopo questo è un lavoro, si rischia il posto, si rischia di andare a casa, però è sempre uno sport, siamo dei privilegiati, sicuramente tante volte ci dimentichiamo, la salute è più importante di un esonero o di qualsiasi altra cosa. Un grandissimo in bocca al lupo e niente, sul resto ho troppi pensieri, troppe problematiche da risolvere a livello personale, a livello di squadra, e non ho l'esperienza giusta per dargli dei consigli. Io sono stato esonerato già una volta, la mia prima esperienza di allenatore dopo 6 giornate con Zamparini, e non è una novità, e sicuramente non è un bel vivere, non è un bel stare a casa, non è bellissimo. Abituato alla quotidianità, col fischietto in bocca, dopo chi ama questo mestiere ci soffre veramente. Però un grandissimo in bocca al lupo di pronta guarigione, sul resto mi riesce difficile dare dei consigli. Oggi non ci aspettavamo per un discorso di condizione Lazzari dal primo minuto, però mi è sempre dato, pensavamo di Tacchio, dei buoni, lei manca quella verticalizzazione che dice sempre te. Lazzari è un giocatore che sicuramente non ha un grandissimo passo, ma è un giocatore che guarda in avanti, in buca i giocatori in movimento, è un giocatore che c'ha i piedi buoni sicuramente, però oggi l'ho visto anche lottare, l'ho visto tenere bene in campo, ed è un giocatore che sicuramente più gioca e più prende un po' di condizione. Il fatto che da un anno ha giocato pochissime spezioni, era fuori rosa, non c'ha una preparazione dietro le spalle come il resto della squadra, però tutto sommato, ma non solo Lazio, ho visto una squadra tenere bene il campo, sapeva quello che dovevamo fare. Tante volte siamo stati sfortunati. Nacho Varela, dico sempre che va a Roma e non vede mai il Papa. Nei momenti sempre più importanti se l'allunga, sempre dopo oggi era anche difficile il campo, però tutto sommato, ripeto, la squadra ha fatto quello che doveva fare. Buonasera. No, perché Daniele, se sta bene, è un giocatore inamovibile, ma non,
non sta bene. Settimana scorsa l'ho fatto entrare per mezz'ora sbagliando, l'ho messo dentro al campo, gli ho fatto fare una figuraccia, e durante la settimana, anche parlando con lui, non aveva sensazioni positive, sempre piccoli dolorini all'addome, problema che è stato fermo per un mese. E dopo, tutto sommato, secondo me, io avevo la sensazione in campo che cooperato ogni volta che uscivo dalla prima pressione e quei due attaccanti potevamo sempre fare qualcosa, potevamo fare male agli avversari, ho avuto questa sensazione qua. Dopo, ripeto, se sicuramente Mannini sta bene fisicamente, è un giocatore per la qualità e per il tipo di gioco che ha, è un giocatore che giocherà sempre. No, ma io non sono d'accordo, noi non stiamo facendo nulla di straordinario, perché secondo me questa squadra qua gli mancano 5-6 punti, e questa squadra qua ha dei valori umani e tecnici, anche se non è una squadra tecnicamente elevata, ma è una squadra dura da affrontare la nostra, e sicuramente in questo periodo sia l'ambiente, sia i miei giocatori, sia mi ci metto anch'io e sono il primo responsabile, non ci siamo fatti trovare pronti in tutte le partite, e sicuramente un giorno se non arriverà la salvezza staremo là a rimproverarci che non è arrivato un obiettivo che era la nostra portata. Io lo penso veramente, è normale che ci è mancato, sapevamo che quando abbiamo costruito questa squadra ci mancano due giocatori con caratteristiche diverse in avanti, il mercato non è stato fatto perché la società è stata ingessata fino al 31 d'agosto. Sapevamo che determinate caratteristiche ci mancavano, però secondo me, io non direi che, non l'accetto chi ci dice complimenti a quelle che state facendo. Sì, viviamo una situazione non idonea per affrontare un campionato di Serie B, sicuramente, però è riduttivo questo. E campo parla. Dopo, per me sarebbe facile oggi dire va bene, sono contento, c'è la prestazione, penso a livello personale, del lavoro che sto facendo, del percorso, ho 38 anni, ma mi brucia perché li vedo allenare, penso che questo lavoro qualcosa ne capisco e vedo dei valori, e però non dobbiamo accontentarci, perché se già c'è un piattume, vedo grande piattume in tanti frangenti, e questo sicuramente deve essere le problematiche che dobbiamo mettere da parte, perché lo sappiamo, ma la domenica si deve scendere in campo, se no. No, ma io volevo mettere l'accento proprio sul fatto morale, cioè ha mai la sensazione lei rispetto a questo calcio così costante da certi valori di sentirsi quasi fuori luogo rispetto a questo tipo di calcio? Io tante volte mi sento fuori luogo quando, non vi nego che tante volte mi è venuto in mente di fare un passo indietro, anche se ho cominciato 4 anni fa, e la difficoltà che trovo durante la settimana a dialogare con i ragazzi giovani, perché voglio fargli capire a tanti ragazzi che giocare a calcio è un privilegio, sicuramente loro non guadagnano 1 milione di euro, però rimane sempre un privilegio, e vedo tanta grande superficialità tante volte, non vedo grande passione e non vedo il veleno in tanti giocatori. Dopo faccio sempre un esempio, che quando smetti di giocare per non ingrassare, per tenersi in forma, per giocare a calcetto bisogna pagare, per andare in palestra bisogna pagare, e invece qua vieni pagato per fare il lavoro che si dà un bambino, il sogno di ogni bambino poter fare il calciatore, perché l'80% in Italia o i ragazzi nel mondo vogliono giocare a calcio, e tante volte si dimenticano, e queste cose mi fanno arrabbiare. La difficoltà che trovo tante volte è riuscire a interagire con la nuova mentalità, anche se ho 38 anni, ho dei valori e penso che lo sport bisogna farlo in un certo modo, e tante volte mi cadono le braccia a terra quando devo stare là a spiegare, a parlare o a dire sempre stesse robe. Partita perfetta tatticamente, a mio avviso. L'unica cosa, la chiamata superficialità.
sotto porta si fa qualcosa di più, perché era capitata la palla del più tempo, no? A un pelata della situazione, che ha superficialità, forse è... io la chiamo veleno, perché non si può arrivare sugli ultimi 16 metri e pensare di tirare sempre a giro con un campo così, bisogna usare il collo del piede. Perché oggi se il giocatore dell'Avellino tirava a giro la palla non andava a finire in porta, era una palla di facile lettura, rimaneva là mezza e mezza, ha tirato di collo, la palla si è avuta una deviazione, ha preso la forza e è arrivato in velo con una velocità incredibile. Allora ci sono dei momenti, ci sono delle zone del campo che bisogna calciare in un modo e in un altro modo. Il problema è che noi ancora ci mancano queste componenti, il fatto di riuscire a capire in quale zona si tira e come si deve tirare. Però questa è un'altra problematica che mi assumo io, perché forse, ripeto, il fatto di vedere durante la settimana che si tira anche in porta, pochissima in porta durante la settimana, abbiamo cominciato solo una settimana fa di andare alla conclusione, sicuramente devo cominciare prima ed è un aspetto che mi assumo anch'io delle responsabilità. Grazie. Vai. Ricordi di Avellino, tu hai fatto il biglietto. Fatto il car, sì, fatto il car. C'era il commendatore, c'era la buona. Ricordo che per la prima volta conobbi Sibilia, andai nel suo ufficio, era già una persona anziana, ma anziana solo a livello fisico, di testa aveva una marcia in più. Era uno molto sveglio, aveva la testa e il cervello di un ventenne. Lo ricordo con grande affetto, ci sono stato poco, solo 4-5 giorni. Qualcuno pensava che Meravera, avevo finito gli europei dell'Under 21, ero pieno di vesciche e qualche tenente pensava che volevo fare il furbo per non marciare. Invece veramente non potevo mettere i stivaloni per marciare, perché mi sarebbe anche piaciuto il fatto di condividere un qualcosa di nuovo. Però in quel momento là, e questi ricordi, dopo qualche amico è rimasto. Sì, Roberto, sì. Io vi ringrazio. Grazie. Ma Lezio Magistralis, piccola ma di grande umanità e sincerità. Veramente grazie. Ma mi piace, guarda, mi piace molto. Certe volte ho sempre dato l'impressione in campo, no, di essere uno cattivo, no? Però dopo nella vita, da quando ho cominciato a fare questo lavoro, mi piace veramente mettere a disposizione quello che in questi anni ho avuto la possibilità di imparare, no? E spero che, perché è anche vero che è un periodo che il calcio italiano facciamo finta di nulla, siamo un po' alla canna del gas, no? E penso che c'è bisogno di andare alla ricerca un po' di quello che abbiamo perso, di quello che è lo sport nazionale, di quello che ci ha uniti per tantissimi anni, e mi piace, grazie a voi.